sono tornato qui a distanza di 3 anni, sempre al Teatro Giordano, con lo spettacolo Il delitto di Via dell'Ursina, assieme ad altri attori, tra cui Antonello Fassari, che è un personaggio molto noto del pubblico televisivo. Questo è Carbone. Non è che stanotte siamo finiti al dopolavoro dei carbonai? Ma porca di quella Eva! Allora, chi è questo signore? Il delitto della via Ursina parla di due signori che si svegliano nello stesso letto, o meglio uno nel letto dell'altro, non hanno minimamente idea di che cosa abbiano fatto durante la nottata precedente. Completamente ubriachi, si convincono di aver ammazzato una persona. Alla fine sono innocenti, ma certo non fanno una bella figura, perché hanno veramente una coscienza nera. Se vuoi essere un uomo d'onore, le mani lava a fondo e con vigore. Ma poi con la coscienza che farai, anche quella laverai. Non avremo, amico mio, imbarazzo alcuno, perché quella non la vede nessuno. Ecco, questa è quella che si suole chiamare una commedia nera. È una commedia perché ci sono tanti equivoci che sollecitano la risata. Però in realtà il fondo è molto amaro, perché questi due personaggi si comportano veramente male. In questo c'è una certa attualità, visto che ultimamente sembra che la vita delle persone non valga nulla e che sia così facile e così vicino a noi la violenza, e addirittura fino ad arrivare all'omicidio. Cado nel dubbio di mille atrocità. Questa mia vita, che vita sarà? Manda giù, è un velluto, lo senti come scende? Mi sento già meglio. Certo, perché dà un tono, gentilezza. Con gentilezza. E con un brindisi si va. Buon appetito. Il pranzo è servito. Vi aspettiamo a teatro.